sta al, nel Lazio, in questo caso Bandaglia verso il Pali, non è verso San Lorenzo, ma dall'altra parte verso San Lorenzo, esatto, verso San Lorenzo Nuovo, dall'altra parte, e ci vennero registrati in due settimane, tre settimane di reiniezioni, poi vedremo un attimo anche le quantità di fluido che vennero iniziati, circa 180 terremoti, 177 terremoti, con profondità praticamente superficiale, siamo parlando dell'ordine di qualche chilometro, 1, 2, 3 chilometri, e magnitudo che, a detta delle relazioni, in qualche caso venne avvertita anche dalle popolazioni. E, ora, in realtà perché avviene un terremoto quando si parla? Domani in questo slide in inglese, quando avviene un terremoto? Avviene per due motivi. Se io, il terremoto avviene lungo una spaccatura, cercherò di essere semplice, mi perdoneranno gli addetti ai lavori che starò forse troppo semplice nel ragionamento. Un terremoto avviene quando c'è una crosta che a un certo punto una porzione di roccia che si spacca a causa di uno stress che a questo punto genera un rilascio di energia, molto semplice. Quando è a questo punto che avviene un rilascio di energia? Avviene se per un qualche motivo diminuisce la resistenza di questo piano, oppure perché arriva qualcosa che fa aumentare lo sforzo che ne produce la rottura. Sono queste due condizioni. E una riduzione della resistenza lungo la struttura può avvenire perché c'è un'iniezione di fluidi, c'è una differenza di, c'è una riduzione della coesione lungo l'intera struttura, ci sono una serie di elementi che possono far pensare che a un certo punto un intervento antropico può condizionare un'evoluzione sismica naturale, perché c'è in un certo punto di vista un'evoluzione sismica naturale in questa. Un esempio tipico sono quelli che avvengono nei campi petroliferi, che non è esattamente la stessa cosa, però possono essere presi un po' per capire cosa succede. Nei campi petroliferi abbiamo spesso estrazione di campi petroliferi di materiale di petrolio e poi reiniezione di scarti di fluidi di acqua. Questo porta dei detensionamenti oppure degli incrementi di tensione, detensionamenti nelle zone di rilievo, di incrementi di tensione nelle zone di rilascio, i quali possono, in corrispondenza di strutture geologiche relativamente labili, possono generare un qualche rilascio di energia. E questa è una slide che abbiamo visto prima. In realtà in questo progetto dove stiamo un po' ragionando? Stiamo ragionando su un'ipotesi che prevede prelievo in questa zona qua e prevede reiniezione all'interno dall'altra parte dell'A14, se non ricordo male, abbiamo parlato della settimana scorsa nel mio studio. Quindi prelievo dall'A4 e reiniezione dell'A14. Il pozzo dove noi abbiamo visto prima gli esperimenti di reiniezione dell'Emile erano il pozzo R1, questo qua, che è dall'altra parte dell'anticlinare che avevo scritto prima il professor Prandelli. Anticlinare che però, ricordo, non è altro che il primo pezzo di un sistema di anticlinari, sotto ne ha un'altra, sotto ne ha un'altra ancora, quindi un sistema relativamente complesso di strutture deformate per evoluzione geodinamica nel corso degli anni e che hanno portato all'assetto tettonico strutturale attuale.